Continuano i festeggiamenti in onore di San Francesco, venerato nel santuario di Paola proprio nei primi giorni di maggio. Una festa grande sentita da tutti i calabresi, visto che anche dalla Locride sono stati molti i fedeli intervenuti per omaggiare il santo patrono della nostra regione. Ieri, durante la celebrazione, il presidente Mario Oliverio ha acceso a nome di tutti i calabresi la lampada votiva che arde per il santo tutto l'anno, nella quale è stato versato l'olio offerto dalle città di Amantea, Lamezia Terme e Roccella Ionica, un gesto con cui il presidente regionale ha voluto ricordare la grandissima comunità sparsa in tutto il mondo, cresciuta attorno agli insegnamenti di un santo dal grandissimo valore morale come Francesco. Mai si attenua l'emozione che nasce dall'accogliere il rito come l'occasione in cui avvertire ancor più l'intensità dell'unione con tutti i nostri conterranei. Ovunque si trovino nel mondo, con tutta una grandissima comunità, la comunità dei calabresi, che in San Francesco di Paola, il proprio patrono, riconoscono una guida sempre presente, modello cui ispirarsi, una figura straordinaria, il gigante della fede, passato nella storia a lasciare insegnamenti di straordinario vigore morale e sorprendente attualità. San Francesco, per i calabresi, è da sempre compagno nel cammino. Sono tangibili e vivono i segni del suo passaggio e della sua presenza in tanti posti, in Calabria come all'estero, ancor più in questo luogo, il santuario a lui dedicato, che è di spiritualità e di bellezza non comuni, incastonato nella natura rigogliosa e affacciato sul mare, quel mare a cui San Francesco fu legato e che a lui si lega, scenario e testimone di uno dei miracoli di cui fu piena la sua prodigiosa esperienza terrena. Una celebrazione fortemente partecipata anche dal mondo istituzionale e in primis dal sindaco di Paola, Roberto Perrotta, che ha sottolineato come la condivisione nata all'interno dei vari comuni che celebrano lo stesso santo e il suo ordine aiuti a perpetuare e a rigenerare la tradizione stessa. E noi, se vogliamo essere seri, non possiamo sfuggire alla gravità di questo monito. Diamolo un senso concreto al 2 maggio. Pensiamo intanto ai nostri giovani e alla necessità di non mortificare il loro entusiasmo. Non spegniamo mai la loro passione, capace di farli guardare oltre, come hanno dimostrato quei ragazzi che hanno ideato il cammino di San Francesco, facendoli inserire tra gli itinerari riconosciuti a livello nazionale, a dimostrazione che i giovani molte volte arrivano dove gli adulti nemmeno osano, e se soltanto gli adulti non li ostacolassero, già li avrebbero aiutati. Sì, diamo un senso tangibile al 2 maggio, permettiamo ad ognuno di cominciare la corsa partendo dagli stessi blocchi di partenza ed impediamo che altri figli di questa terra continuino ad emigrare sol perché soffocati dalla sensazione di appartenere ad un Dio minore, che è poi la percezione più mortificante e frustrante. Invertiamola questa tendenza. Un rito solenne, dunque, presieduto dal correttore generale dell'Ordine dei Minimi, Francesco Marinelli, che ha ricordato San Francesco come un uomo dedito alla difesa della dignità e della libertà della persona, nella convinzione che il bene comune, la giustizia e la legalità sono valori che vanno vissuti da tutti, ricchi e poveri. Alcuni episodi sono impressi nelle nostre menti. Difende la dignità delle persone dinanzi alle ingiustizie dei potenti. Questo è sangue dei poveri, dirà al re spezzando una moneta che gli veniva offerta. Il bene comune, la giustizia, la legalità per lui sono valori che vanno vissuti dai potenti e dai sudditi, dai ricchi e dai poveri. Per Francesco anche l'offerta di un paniere di fioroni raccolti nell'orto del vicino
è un'azione illegale e ingiusta.